dalla caratteristica di una funzione al suo grafico. Sostanzialmente qui vengono elencate alcune delle caratteristiche che ha una funzione sconosciuta e da queste caratteristiche dobbiamo tracciare, almeno in linea di massima, come dovrebbe essere fatto il grafico. Va bene, allora intanto vediamo un attimo quali sono le caratteristiche. C'è segnato il dominio, dice che il dominio è tutto R escluso lo 0, quindi possibilmente abbiamo un punto di discontinuità. La funzione non è né pari né dispari, non interseca gli assi cartesiani. Poi c'è il segno, f di x è maggiore di 0 per x maggiore di 0, f di x minore di 0 per x minore di 0. Torniamo alla funzione. Al punto 5 dice esistono un asintoto verticale x uguale 0 e un asintoto obliquo a destra di equazione y uguale x e un asintoto orizzontale a sinistra y uguale meno 1. Ci sono tre asintoti, uno verticale, uno obliquo e uno orizzontale. C'è un minimo nel punto di coordinate 1, 4, non vi sono flessi. Allora cerchiamo di tradurre tutte queste caratteristiche in una forma grafica. Andando a vedere le caratteristiche della funzione, non è pari, non è dispari, questo significa che non ci sono simmetrie. Il dominio è tutto R escluso lo 0, quindi sappiamo come ci dobbiamo orientare per quanto riguarda gli assi cartesiani. Non ci sono intersezioni con gli assi, la funzione è positiva per x maggiore di 0, negativa per x minore di 0. Già questa prima serie di informazioni ci permette di cominciare a fare una mappatura sugli assi cartesiani. E allora, tracciamo gli assi cartesiani in modo simmetrico, visto che il dominio è tutto R, ci sono sia valori positivi che valori negativi. Stando al segno, positiva per x maggiore di 0, negativa per x minore di 0, quindi significa qui non dobbiamo tracciare il grafico e neanche qui. Il grafico si trova sul primo quadrante e sul terzo quadrante e per x uguale a 0 non è definito. Adesso vediamo di cercare sulle altre informazioni. Né pari né dispari, quindi non c'è una simmetria, non interseca gli assi cartesiani, quindi non abbiamo punti di intersezione, non li tracciamo. Vediamo gli asintoti, cominciamo a tracciare questi. Un asintoto verticale per x uguale a 0. Vi faccio notare che x uguale a 0 corrisponde con il punto di discontinuità che è già segnato nel dominio. Quindi l'asse delle ordinate fa da asintoto verticale, poi c'è la prima bisettrice che fa da asintoto obliquo a destra e un asintoto orizzontale a sinistra, y uguale meno 1. Tracciamo questi tre asintoti. Vabbè, uno è già tracciato perché è l'asse delle ordinate. Poi, per quanto riguarda la prima bisettrice, la dobbiamo tracciare a destra e per quanto riguarda l'asintoto orizzontale a sinistra, lo tracciamo ad altezza meno 1. Vabbè, tracciamo. Usiamo la scala, ogni due quadretti vale 1, quindi ad altezza meno 1 c'è questo asintoto. E allora, non dobbiamo intersecare gli assi, non dobbiamo tracciare dove abbiamo cancellato in giallo, quindi un primo abbozzo del grafico che rispetti queste caratteristiche potrebbe essere questo. Ripeto, non stiamo ancora vedendo tutte le informazioni. Per avere l'asintoto orizzontale a sinistra, l'asintoto verticale al centro da tutte e due le parti e l'asintoto obliquo, potremmo avere qualcosa di questo tipo qui. È un primo abbozzo del grafico, rispetta le condizioni sul segno, rispetta le condizioni sugli asintoti. Ovviamente in un caso del genere ci aspettiamo la presenza di un qualche minimo in questa zona e poi per quanto riguarda la concavità dovremmo avere per lo più una concavità verso il basso a sinistra e una concavità verso l'alto a destra. Non è esclusa la presenza di flessi, ma ora vediamo nel resto della descrizione che cosa c'è. Chiaramente dovremmo eventualmente correggere tutte le parti che non vanno. Utilizzando le altre informazioni, gli asintoti li abbiamo considerati. Allora c'è una conferma per l'esistenza di un minimo nel punto di coordinate 1, 4. Quindi andiamo a correggere la parte destra del grafico. Il minimo si trova ad ascissa 1, cioè qui, e ad altezza 4, 1, 2, 3, 4. Il minimo si trova in questo punto. Quindi se dovessimo ritracciare la parte destra del grafico dovremmo farla probabilmente così. Corrisponde con quella che avevamo disegnato prima, semplicemente viene meglio rispettata la posizione del minimo.
Vediamo se ci sono altre informazioni importanti. Non vi sono flessi, quindi la concavità non cambia laddove la funzione è continua. Quindi probabilmente con quello che abbiamo davanti, il grafico è quello che avevamo già tracciato noi. L'unica correzione che abbiamo fatto è quella del minimo. Quindi andiamo a ritracciare il grafico nella parte sinistra. Ovviamente se il grafico è un po' più su, un po' più giù, non possiamo saperlo perché per questa parte non abbiamo informazioni. E anche qui quanto si avvicina rapidamente all'asintoto non lo sappiamo, non abbiamo l'espressione analitica. Questa però è una, diciamo, una bozza del grafico che rispetta le condizioni rappresentate dal testo dell'esercizio. Allora, qui c'è un grafico bello e pronto e dobbiamo capire quale delle 5 espressioni analitiche proposte è compatibile con il grafico. Andiamo a vedere come sono fatte queste funzioni. Y uguale x al quadrato più 1, che è un semplice polinomio di secondo grado, poi c'è una funzione razionale fratta con denominatore di primo grado, poi ce ne sono un paio con denominatori di secondo grado e un'altra che è una funzione razionale fratta che ha sia numeratore che denominatore con la x. Cominciamo ad andare per esclusione. La prima, y uguale x al quadrato più 1, sapete già che forma dovrebbe avere come grafico. Questa che cos'è da un punto di vista analitico? È una parabola. Vi sembra una parabola quella che è rappresentata nel grafico? E quindi è chiaro che la A è certamente esclusa. E allora dobbiamo ragionare sulle altre funzioni. Un'altra cosa che si vede nel grafico è che la funzione è sempre positiva. Quindi, per esempio, tutte le funzioni che prevedono annullamenti o segno negativo per i valori della funzione vanno escluse. E allora andiamo a guardare in particolare la funzione d. Se notate, la funzione d ha un denominatore sempre positivo, ma il numeratore x più 1 è a volte positivo e a volte negativo. Per x maggiore o uguale a meno 1 è positivo, per x minore o uguale a meno 1 è negativo. Quindi la funzione che è rappresentata alla lettera d, non è sempre positiva e va certamente esclusa. E così ne rimangono tre. Osserviamo poi la funzione e. La funzione e ha un denominatore x al quadrato meno 1 che è scomponibile, verrebbe x più 1 per x meno 1, e in ogni caso è un denominatore che cambia segno come una disequazione di secondo grado che ha delta maggiore di 0. In particolare per valori compresi fra meno 1 e 1 il denominatore è negativo e per valori esterni è positivo, il che comunque coinvolge dei cambi di segno della funzione, quindi anche la e va esclusa. Sono rimaste in gioco la B e la C. Se guardate la B, cosa possiamo dire sulla B, sempre ragionando sul segno? È un denominatore di primo grado che cambia segno. In particolare, in corrispondenza di meno 1, la funzione non dovrebbe neanche essere definita, cioè ci sono dei punti di discontinuità che non si vedono nel grafico, quindi dobbiamo andare per esclusione e anche la B salta. Rimane soltanto la lettera C. Ovviamente potrebbe anche succedere, che ci sia un errore nel testo, che magari neanche questa corrisponde, quindi cerchiamo di capire se questa va bene. Di sicuro non vanno bene le altre quattro. Allora, il dominio. Ci sono valori del denominatore che potrebbero, valori da dare alla x che annulla nel denominatore, potrebbero dare fastidio. No, perché il denominatore x al quadrato più 1 è sempre positivo, quindi il dominio è tutto R e questo effettivamente corrisponde con il grafico. Poi x al quadrato più 1 è sempre positivo, quindi la funzione è sempre positiva e questo per il segno va bene. Si vede poi che la funzione ha un grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, quindi è una funzione pari, f di meno x ed f di x, e otteniamo così f di x, quindi la funzione è pari. E quindi è compatibile con il grafico. Restano poi altre cose, teoricamente dovrebbe analizzare altre possibilità. Qui si vede un massimo in corrispondenza di x uguale a 0, poi si vede una concavità che cambia, quindi ci dovrebbero essere due punti di flesso a sinistra e a destra. Queste caratteristiche richiederebbero un'analisi un pochino più accurata. Possiamo solo brevemente, calcolando la derivata prima, vedere se c'è effettivamente il massimo in corrispondenza di x uguale a 0, per avere una conferma parziale. F' di x è uguale. Allora, utilizziamo la regola di derivazione del reciproco di una funzione.
ci troviamo con x al quadrato più 1 al quadrato e poi abbiamo sopra il segno meno e la derivata del denominatore, cioè 2x. E quindi abbiamo meno 2x fratto x al quadrato più 1 al quadrato. Si vede subito che la derivata si annulla per x uguale a 0, f' di 0 uguale a 0, quindi c'è un candidato estremo relativo ad x uguale a 0. Se poi studiate il segno della derivata, siccome il denominatore è sempre positivo, se fate il grafico di segno vi ritrovate con la funzione crescente a sinistra perché la derivata è positiva a sinistra e decrescente a destra che la derivata è negativa a destra, crescente, decrescente, massimo ed è il massimo che si vede in corrispondenza del grafico. Va bene, ci sono altri dettagli che potrebbero essere analizzati riguardo alla concavità, però come vedete è probabile che la funzione sia compatibile con il grafico rappresentato. Il successivo, a pagina 1802, è il numero 26, vediamo un attimo di che si tratta. Eccoci qua, questo riguarda le funzioni polinomiali di cui nel libro di testo avete alcuni esempi di studio, ci sono elencate le principali caratteristiche di una funzione polinomiale. E qui tra l'altro sono riassunte. Una funzione polinomiale di qualunque grado essa sia, qua considera quelle di grado maggiore di 2 perché con grado diciamo 1 e 2 le conosciamo già, sappiamo che rappresentano rette e parabole, con grado maggiore di 2 sono qualcosa di nuovo. A quale dei seguenti grafici corrisponde la funzione y uguale x alla quarta meno 4x al quadrato? Stavolta qui avete una espressione analitica e quattro grafici, è un po' un lavoro simmetrico rispetto a quello che abbiamo fatto nell'esercizio precedente. E allora, anche qua, cominciamo ad andare per esclusione. Tanto per cominciare, la presenza della x soltanto su fattori che hanno potenza pari e l'assenza di un termine noto vi dà già delle informazioni. Una funzione del genere è chiaramente pari. Vi corrisponde? È pari. Sicuramente passa per l'origine, perché non c'è il termine noto, ed è pari. Quindi vi aspettate un grafico passante per l'origine e simmetrico rispetto all'asse delle ordinate. Ora guardiamo i Quindi quattro questo grafici. escluderebbe, giusto? Esclude la B perché non è simmetrica rispetto all'asse delle ordinate Anche là. e anche la A, stesso motivo. I grafici passano tutti per l'origine, quindi il fatto che passi per l'origine non ci aiuta ad andare per esclusione, ma la simmetria sì. A e B saltano immediatamente. A questo punto rimangono soltanto C e D e dobbiamo fare altre indagini. Entrambe, come vediamo, passano per l'origine. La forma, ve lo dico subito, una forma di questo genere fa pensare ad un grado almeno 4, quindi tutti e due i grafici sono compatibili con un grado 4. C'è un discorso sul segno che può essere utilizzato, perché i due grafici sono abbastanza simili se si opera un'inversione attorno all'asse delle x, quindi possiamo lavorare sul segno. In particolare, il limite per x che tende a più infinito o a meno infinito di questa funzione, quanto fa? Fa sempre più infinito, il che significa che per grandi valori di x o per piccoli valori di x la funzione deve essere definitivamente positiva. Cioè, andando verso destra o verso sinistra, vi aspettate sempre segno positivo. Quale di questi due grafici è compatibile con questa proprietà? È chiaramente la D. La C dovrebbe avere. Sembra la D cambiata di segno, essenzialmente. Poi ovviamente anche qui ci sono delle cose che potrebbero essere analizzate per vedere se c'è compatibilità. Nel grafico, l'unico che è rimasto compatibile, si vede un massimo relativo nell'origine e due minimi assoluti per simmetria, a sinistra e a destra. E poi si vede che il grafico interseca l'asse delle ascisse in corrispondenza dei punti 2 e meno 2. Questo effettivamente corrisponde. Se mettete 2 al posto della x, ottenete 16 meno 4 per 4, 16, quindi effettivamente si annulla sia con x uguale a 2 che con x uguale a meno 2. Per quanto riguarda il massimo, anche qui un occhio alla derivata che è facile da calcolare vi permette di capire se ci sono questi tre candidati estremi relativi. X al quadrato meno 4, x alla quarta meno 4x al quadrato, lo vediamo.
f' di x è uguale a 4x alla terza meno 8x, raccogliamo la x e anche 4, e allora osserviamo subito che per x uguale a 0 la derivata si annulla, e questo corrisponde con la presenza del punto di massimo relativo nell'origine. Poi c'è anche un x al quadrato meno 2 uguale a 0 che porta x uguale più o meno radice di 2. E questi probabilmente sono i due punti di minimo assoluto. In effetti nel grafico si vede che i punti di minimo sono in una posizione più o meno compresa fra meno 2 e 0 e poi fra 0 e 2, quindi la radice di 2 ci sta da questo punto di vista. Ovviamente non possiamo avere la conferma esatta, però diciamo che la compatibilità con il grafico c'è. E andiamo all'esercizio successivo. Vediamo di quale si tratta. C'è il 27 che vi serviva da esempio ed è svolto, e andiamo al numero 28 a pagina 1804. Qui diciamo che per la prima volta ci troviamo alla richiesta di fare uno studio completo di una funzione con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Non è una funzione complicata perché è un primo esempio di funzione polinomiale, quindi molte cose che abbiamo visto non è che sono presenti in tutte le funzioni. Ad esempio, discontinuità in una funzione del genere non ce ne sono. Comunque, proviamo a fare tutti i passaggi necessari. La funzione è un polinomio di terzo grado, y uguale 1 terzo x alla terza meno 3x al quadrato. E allora cominciamo con il dominio. Qua sulle funzioni polinomiali andiamo abbastanza veloci perché sono tutte uguali da questo punto di vista. E l'avete visto poco fa riassunto anche nell'elenco delle caratteristiche delle funzioni polinomiali. Il dominio è sempre a tutto R, non ci sono discontinuità e quindi non troveremo cose tipo asintoti verticali, questo è certo. A questo punto, seguendo un po' l'ordine, vediamo se la funzione è pari o dispari. Andiamo a calcolare f di meno x e ci ritroviamo con 1 terzo per meno x alla terza meno 3 per meno x al quadrato. Dove c'è la potenza 3 abbiamo il cambio di segno, cioè meno 1 terzo x alla terza, e dove c'è la potenza 2 non c'è cambio di segno, meno 3x al quadrato. E chiaramente le due espressioni analitiche non sono né l'una l'opposta dell'altra, né sono uguali fra di loro, il che significa che la funzione non è né pari né dispari. E quindi ci tocca studiarla su tutto R senza sfruttare particolari simmetrie. Andiamo a vedere lo studio del segno e le intersezioni con gli assi. Per quanto riguarda le intersezioni, la prima cosa che facciamo è calcolare f di 0 per vedere se se c'è l'intersezione con l'asse delle ordinate. F di 0 vale 0, quindi la funzione passa per l'origine. Quindi questo è uno dei punti di intersezione. D'altro canto si vedeva già per l'assenza del termine noto. Dopodiché andiamo a studiare il segno insieme alla ricerca delle intersezioni con l'asse delle ascisse. F di x maggiore o uguale a 0. E ci porta a studiare la disequazione 1 terzo x alla terza meno 3x al quadrato maggiore o uguale a 0. E per fortuna, pur essendo di terzo grado, l'assenza del termine noto ci aiuta. Possiamo, a parte moltiplicare per 3 per portarla a forma intera, abbiamo x alla terza meno 9x al quadrato maggiore o uguale a 0. Bene, a questo punto è abbastanza semplice lo studio del segno. Intanto vediamo che la funzione si annulla per x uguale a 0, questo è rimasto, e poi per x uguale a 9, non ci sono altri zeri, per cui sono intersezioni con gli assi anche i punti A di coordinate. Vabbè, per quanto riguarda x uguale a 0 l'abbiamo già visto, quindi è inutile aggiungerlo. Rimane come, allora chiamiamo come punto A il punto di ascissa 9. 9, 0. Questi quindi sono i due punti di intersezione con gli assi. Adesso vediamo il segno. Per quanto riguarda il segno, chiaramente a influire sul segno è soltanto x meno 9, a parte lo 0, perché x al quadrato non cambia segno. Quindi, volendo fare un grafico di segno, mettiamo i capisaldi che abbiamo trovato, cioè lo 0 e il 9.
Allora, qui abbiamo 1,0. Tornando indietro, vediamo che per x maggiore di 9 la funzione è positiva. Poi qui è negativa, qui è negativa, qui si annulla e qui è positiva. E questo primo studio ci permette di mappare il piano cartesiano per capire dove si trova il grafico. A seguire, dobbiamo andare a vedere come si comporta la funzione agli estremi del dominio. Ovviamente qui di estremi ci sono soltanto più infinito e meno infinito, perché non abbiamo punti di discontinuità e il dominio è tutto R. Quindi dobbiamo calcolare il limite per x che tende a meno infinito di f di x e il limite per x che tende a più infinito di f di x. Abbiamo fatto parecchi esercizi sul calcolo dei limiti e quindi adesso ci tornano utili. Sapete già che si tratta di forme indeterminate del tipo meno infinito più infinito, però sappiamo anche che a comandare è il monomio di grado più alto. Tramite il raccoglimento a fattor comune questo si può determinare. E quindi siamo in grado di dire abbastanza facilmente che questi limiti fanno rispettivamente meno infinito il primo. Qua abbiamo potenza 3, non cambia il segno, e qui abbiamo più infinito. Una cosa è certa, non ci sono asintoti orizzontali, ma questa è una caratteristica di tutte le funzioni polinomiali. Un dubbio che potrebbe venire è l'eventuale presenza di asintoti obliqui, ma se avete studiato gli esempi sulle funzioni polinomiali non ci aspettiamo di trovarne, ma siccome è la prima funzione che stiamo studiando in modo completo, facciamo anche questa indagine. Vediamo se ci sono asintoti obliqui. Dobbiamo fare il limite per x che tende a più o meno infinito di f di x fratto x. Ora, siccome f di x è un polinomio di grado 3, e sotto abbiamo un polinomio di grado 1, sappiamo già quanto fa questo limite, di sicuro non è un valore finito. Qua abbiamo 1 terzo x alla terza meno 3x al quadrato fratto x, ci porta al limite per x che tende a più e meno infinito di 1 terzo x al quadrato meno 3x, semplificando la x. E chiaramente questo limite, stavolta il monomio di grado più alto è di grado pari, quindi in entrambi i casi fa più infinito. Ma in ogni caso, non essendo finito, non ci dà l'eventuale coefficiente angolare della retta asintota obliqua, quindi non ci sono asintoti obliqui. E queste sono le conclusioni sugli asintoti. Valgono in generale per tutte le funzioni polinomiali. Nessun asintoto. Cosa c'è a seguire? A questo punto, fatti i limiti agli estremi del dominio, passiamo all'indagine sulle derivate. Cominciamo con la derivata prima per vedere dove la funzione è crescente e decrescente, se ha estremi relativi, eccetera. Allora, riscriviamo il valore della funzione così non commettiamo errori. 1 terzo x alla terza meno 3x al quadrato, calcoliamo f' di x e ci troviamo con, moltiplicando per 3 1 terzo si semplifica e otteniamo x al quadrato, poi qui abbiamo meno 6x. Adesso studiamo il segno della derivata prima e cerchiamo negli zeri. F' di x maggiore o uguale a 0 ci porta x al quadrato meno 6x maggiore o uguale a 0 e quindi x per x meno 6 maggiore o uguale a 0. Già si vede che i punti di annullamento della derivata sono x uguale a 0 e x uguale a 6. E trattandosi di una disequazione di secondo grado, sappiamo già che è soddisfatta per valori esterni con il maggiore o uguale. Quindi possiamo direttamente fare il grafico di segno. Mettiamo lo 0 qui e il 6 qui. Mettiamo quindi positivo, negativo, positivo, annullata e annullata. E così possiamo concludere che la funzione è crescente, decrescente, crescente.
E questo ci conferma l'esistenza di un estremo relativo per x uguale a 0, in particolare un massimo relativo, e di un estremo relativo per x uguale a 6, in particolare un minimo. Non sono però estremi assoluti, come mai? L'analisi dei limiti qui ci aiuta, tornando un attimo indietro, abbiamo calcolato i limiti, abbiamo visto che ce n'è uno che fa meno infinito e l'altro che fa più infinito, quindi la funzione è non limitata superiormente e non limitata inferiormente, quindi non ha estremi assoluti, quindi quelli che abbiamo trovato sono sicuramente relativi. Se dovessimo posizionare correttamente questi estremi, dovremmo calcolare anche il valore della funzione, cioè vedere quanto fa il minimo e quanto fa il massimo. F di 0 in realtà sappiamo già quanto vale, perché la funzione passa per l'origine e vale 0. Quindi il massimo si ha nell'origine. F di 6 va calcolato. F di 6 vale un terzo per 6 alla terza meno 3 per 6 al quadrato. Il che significa... questo è 3 per 6 al quadrato, ho dimenticato il per. Facciamo una cosa, il 36 lo mettiamo un attimo in evidenza che ci viene più facile fare il calcolo numerico, quindi abbiamo 6 terzi meno 3, 6 terzi fa 2, 2 meno 3 fa meno 1, il valore dovrebbe essere meno 36 e questo è il valore del minimo relativo. Allora, meno 36 è il minimo relativo e 0 è il massimo relativo. A questo punto dovremmo studiare la derivata seconda per la concavità. Vediamo se riusciamo a farlo rapidamente, anche che il tempo sta finendo. Per la derivata seconda, per fortuna ci troviamo, questo succede sempre con i polinomi, man mano che derivate si abbassa il grado, quindi la faccenda si fa via via più semplice. Purtroppo non abbiamo sempre questo lusso con tutte le funzioni. X al quadrato meno 6x come derivata ci dà 2x per il primo termine. E meno 6 per il secondo termine. È di primo grado e quindi studiarne il segno è facile facile. F secondo di x maggiore o uguale a 0 per 2x meno 6 maggiore o uguale a 0, ovvero per x maggiore o uguale a 3. Questo è un candidato flesso. Andiamo a fare il grafico di segno della derivata. Seconda. Mettiamo qui il 3. Qui abbiamo segno meno, qui abbiamo segno più, concavità rivolta verso il basso, concavità rivolta verso l'alto, flesso ascendente. Ora, tutte queste cose che abbiamo trovato vanno messe in grafico. È un po' come il primo esercizio che abbiamo svolto, cioè c'è un elenco di proprietà della funzione, da questo elenco bisogna tracciare il grafico, solo che l'elenco, anziché averlo bello e pronto, lo abbiamo trovato noi analizzando le proprietà della funzione. E allora andiamo a fare gli assi cartesiani. Allora, vediamo intanto come ci dobbiamo comportare per quanto riguarda i valori della funzione. C'è un'ultima cosa da calcolare effettivamente, l'ordinata del flesso. F di 3, dobbiamo vedere quanto fa. Intanto vediamo se rapidamente riusciamo a fare le cose più importanti. Mappatura sugli assi cartesiani, fra 0 e 9 negativa, anche prima dello 0, poi passa per l'origine, dopodiché diventa positiva. Quindi noi tracciamo una prima linea, la scala la dobbiamo fare quadretto per quadretto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qui tracciamo una prima linea verticale per individuare laddove la funzione è positiva e laddove è negativa. E allora escludiamo quindi questa regione qui. E questa qui. Questo viene dallo studio del segno. Poi per le intersezioni con gli assi sappiamo che passa per questo punto. Anzi, facciamolo di colore diverso in modo tale che si distingua. E poi ancora l'altra intersezione ce l'avevamo qui. È il punto di coordinate 9, 0, quindi laddove c'è il cambio di segno. Quindi questo è un altro punto per cui passa il grafico. E inoltre sappiamo che in corrispondenza dello 0 qui c'è un massimo relativo, quindi prossimamente abbiamo una cosa di questo genere. Adesso vediamo meglio se ci sono altri punti. Per quanto riguarda i limiti, tende a meno infinito e a più infinito. Questo ci permette poi di tracciare correttamente il comportamento. Vediamo il massimo e il minimo. Il massimo è alle coordinate 0, 0 e il minimo è alle coordinate 0 e meno 36.
Allora, il massimo si trova qui, quindi effettivamente a conferma che qua dobbiamo tracciare una cosa di questo genere. E per quanto riguarda il minimo, coordinate 6 e meno 36, il 6 si trova qui, il meno 36 dovremmo stringere un po' la scala sull'asse delle ordinate, quindi magari facciamo che ogni quadretto vale 3, quindi 3 per arrivare a 36. Dividendo per 3 dobbiamo farne 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dobbiamo arrivare qui sotto. Quindi significa che il minimo con questa scala si trova qui. Ho ristretto la scala, ve lo... E allora, sicuramente la funzione fa qualcosa di questo genere. Qua abbiamo il minimo relativo. Dobbiamo individuare il flesso che si trova in posizione 3. Benissimo, allora, vabbè, qua c'è il meno 24, qua c'è il meno 12, il meno 18 si trova, allora meno 15, meno 18 si trova qui. E allora il flesso è ad ascissa 3, cioè si trova qui esattamente, questo è il punto di flesso. Allora, concavità verso il basso, concavità verso l'alto. Minimo relativo, la concavità continua a mantenersi verso l'alto, poi il grafico si passa per questo punto intersecando l'asse delle ascisse e poi prosegue verso più infinito. Mantenere la concavità verso l'alto non è facilissimo, qui bisognerebbe perfezionare il grafico con qualche punto. E poi chiaramente qui se ne va verso meno infinito, chiaramente l'altezza di questo ramo potrebbe essere perfezionata calcolando qualche punto. Oltretutto qua si potrebbe cercare, come vi dicevo, la retta tangente in corrispondenza del punto di flesso. Però a occhio e croce questa è la forma del grafico.